Andrai avanti tutto il giorno a parlare di queste cose, sappilo. Ciao, sono Alice, imbranata in viaggio fuori dalla zona di comfort. Oggi voglio parlarti del coraggio di credere nei propri sogni. E per poterti parlare di questo sono andata a Torino per conoscere e intervistare l'artista Enrico Mazzone. Ha creato la più grande narrazione grafica della Divina Commedia ed ora punta alle stelle, letteralmente. Voglio condividere con te questa storia per farti capire che avere coraggio non significa non avere paura, ma conoscere la paura ed affrontarla. Ho potuto conoscere un artista con un grande sogno, ma ve lo presento. Enrico Mazzone, classe 1982, è un artista torinese, diplomato alla Reale Accademia Albertina delle Belle Arti. La sua opera più famosa? L'illustrazione della Divina Commedia, ma su un rotolo di carta di 97 metri di lunghezza per 4 di altezza. Cosa provi quando senti dire che hai realizzato l'opera più grande al mondo? Pari a dire... Cosa ci si prova la mattina quando ci si sveglia e ci si fa una doccia? Naturalezza, diciamo, degli eventi mi ha portato per 4 anni spesi a chinarmi e a disegnare. Vi dico giusto 2 numeri per farvi capire la maestosità dell'opera. 5 anni di lavoro consecutivo, 3 quintali di carta, 6.000 matite. Il tutto con la tecnica del puntinato. E già ci è voluto molto coraggio nel credere in questo suo sogno e molto coraggio nel credere di riuscire a realizzare un'opera così. E tu dirai, beh, finita qui. No, non è finita qui. Nel maggio del 2022 ha dato il via alla sua nuova opera. 1 chilometro di lunghezza, 4 moduli da 250 metri l'uno e dell'altezza di 3 metri. E non a caso carta nera. Eh sì, perché stiamo parlando dell'Apocalisse di San Giovanni. Anche qui, giusto 2 numeri per rendere l'idea. 20 quintali di carta e circa 4 anni di lavoro stimato. Questa volta però con una tecnica diversa da quella del puntinato, ovvero il tratteggio. Chissà quante matite utilizzerà. Altro tir di coraggio, o meglio autotreno di coraggio, perché questa opera, già di per sé faraonica, vuole portarla sulla luna. Ok, ho parlato dei cambiamenti e di quanto possano fare bene. Ho anche detto che i cambiamenti fanno paura e che questa paura ci paralizza. E quindi, per non farci paralizzare dalla paura, la paura anziché essere subita andrebbe usata, bisognerebbe starci dentro e attraversarla tutta fino ad arrivare a scoprire se stessi. Quindi, se la paura andrebbe usata, cosa serve per usare la paura? Esatto, il coraggio. E molte volte si pensa che il coraggio sia l'assenza della paura, ma non è così. Qual è stata la tua forma di coraggio che ti ha spinto a fare tutto questo? Diversi, accertarmi chi sono. Il coraggio aiuta anche un po' a spingere dove non sia gioco, cercare di rischiare un po' quello che poi può anche essere un totale fallimento. E sicuramente, come dire, gas, benzina che infonde nella macchina del coraggio di andare anche un po' più avanti. Lo dico spesso perché senza dover apparire buonista, però comunque i miei genitori, essendo io figlio unico, mi hanno spesso comunque aiutato, non indirizzandomi nella scelta finale, in quello che doveva essere il risultato, diciamo, raggiunto, ma nel cercare di agire di testa mia. Un'altra forma di coraggio è quello di sapere che ci sono dei limiti. Un atto di coraggio potrebbe anche essere che magari tra un anno mi accorgo che ho qualche problema a livello fisico, magari sto benissimo e dico no, smetto perché il mio limite è arrivato qua. Una forma di coraggio dopo tutto questo polverone, sì, sì. Potrebbe anche, non è quello che mi auguro, potrebbe, certo, anche essere fermarsi perché ci si accorge dei propri limiti. Parafrasando Oriana Fallaci, il coraggio è esso stesso fatto di paura. Hai anche detto che non ci hai pensato troppo quando hai voluto iniziare la tua opera della Divina Commedia. Cioè, hai agito d'istinto, però poi... Però poi mi sono ravveduto e quello è stato uno dei momenti in cui ho pensato a come arrivare tutto subito a dei compromessi. Non potendomelo permettere, sono andato avanti quasi, ripeto, per forza di inerzia. Ovvero, quando ho avuto questa bobina di carta, ho compiuto il primo modulo, perché ero all'interno di una stanza, ne misurava almeno 6x5, e avendo fatto
fatto il primo volto e la prima prospettiva, innanzitutto mi sono rassettato perché postura di piantarmi sui gomiti, quindi mal di schiena, e poi ho detto ma io qua dove vado? Sono passati due mesi e mezzo e ho fatto 3-4 metri, quindi sì, ci sono ancora. Sul riguardo ancora. Invece di portare il tuo sogno sulla Luna, hai dei dubbi o è davvero così? I dubbi sono legati a quello che uno sguardo di chiunque, dopo questa intervista, dice sì, va bene, mettiamo il pollice, dislikeiamo, pure. Non sta tanto nell'arrivarci a livello fisico, cioè quello dovrebbe essere, potrebbe, magari sarà un futuro, ripeto, non domani, non tra 4 anni, non tra 10, magari io avrò 80-90 anni, come Morricone sarò riconosciuto almeno, non tanto per l'estetica, ma per quello che ho fatto nell'arco di una vita, quindi. Ma prima di proseguire, se il video ti sta piacendo, ti sarei grata se mettessi un like, e per non perdere altri contenuti come questo ti invito ad iscriverti al mio canale. In più, solo così potrai aiutarmi a far crescere questo piccolo grande sogno. Grazie! Quando sei da solo, no? In quel momento lì che sei da solo davanti al tuo megafoglio e ti viene quell'attimo di dire, non lo so, a me alle volte mi viene nella vocina nella testa che dice cosa stai facendo, ma smettila di fare questi video. Non ti viene mai, non ti capita mai questa vocina? Se sì, come fai a tirarti via da questa cosa e riprendere il coraggio per dire no, lo voglio fare, lo voglio finire? Beh, nel mio caso, però io ce l'ho proprio di fronte, io mi chiedo, più che la vocina è la vocina della mia schiena che inizia un po' a scricchiolare, dico un po' cosa è giusto e cosa non sia, però quando lo si ha proprio di fronte ci sono poche possibilità, c'è sempre una possibilità di scegliere che è quasi di univoca, cioè o oppure, altre situazioni non ce ne sono, quindi volendo anche un po' trasgredire col pensiero, no, non posso anche non farlo, posso rallentarlo, tutte queste sono distrazioni, un po' come avere il telefono che continua a suonare e tu sai che di quelle 10 chiamate solo una ne vale, perché magari in quella chiamata ti viene chiesto come stai, tanto per dire, quindi il fatto di meno male che ci sono quei momenti di attrito, perché davvero di volta in volta ci si confronta come se fosse, no, una cartina tornasole che ti dice no, sì, adesso va bene, adesso sto bene, poi ovviamente forse di cause maggiori legate alla salute, tocchiamo ferro e altro, non lo concedono, e la mia massima forma di coraggio e genialità sarebbe no, ringrazio tutti, ci ho creduto e ci ho provato, ma non mi fermo, anche se non è questo il mio, diciamo, orientamento. Sì. Ho avuto molte insicurezze, che può essere una forma tangibile di depressione, può essere una mancanza di non accettare la realtà, crearne una sintetica, diciamo. Mi trovo molto spesso a credere in sogni molto più grandi di me e li vedo così grandi da non sentirmi all'altezza. Finisco per farmi soffocare da tutte quelle innumerevoli aspettative che pongo su me stessa e in qualche modo penso di dover dare anche agli altri. Chiamala sindrome dell'impostore. So solo che tutto diventa maledettamente difficile e quindi impossibile da realizzare. Come hai fatto a trovare il coraggio di credere nei tuoi sogni? Da come sono nato e cresciuto, dagli studi, in famiglia, ho sempre, ma non perché non ho mai avuto, anzi in realtà forse ho avuto più di quello che potevo, però il fatto di credere in qualcosa che non si ha deriva da un forte senso di sicurezza che, come leggenda vuole, è solo la continuità di un precedente e forte senso di insicurezza. Quindi ho avuto molti, però ce ne sono ancora, nel senso ogni giorno sono un po' così a, non dico a autoanalizzarmi, però a cercare di capire dove posso andare a parare, cercando di star meglio con me stesso e quindi con gli altri. Per cui è un discorso un po' fatalistico, però se ho questa protensione nel tentare di pensare anche solo cose e avere il coraggio di poterle condividere, dirle, anche essere pronto a parlarne, cioè non ho io la verità, però cercando di capire quello che poi si può davvero fare a livello di non singolo, ma di non di individuo, ma di comunità. Passato i momenti più difficili, per fortuna che ci sono, perché di volta in volta mi fanno pensare poi che modo sia giusto agire. Immagino che tu ti sia creato delle aspettative verso di te. No. Nell'iniziare questa, no? Lo posso dire guardando in camera e grande. Una risposta secca ogni tanto, no, o forse non ancora.
nessuna aspettativa. Cioè, non ho delle aspettative, però ho delle protensioni. Cioè, io protendo verso qualcosa che non ho. Ma questo non perché è la luna, ma questo è un po' perché io, per come sono fatto, anche prima di arrivare alla composizione con Rubedo, era qualcosa che non avevo. Cioè, è insito nel mio modus operandi di protendere verso qualcosa che non si ha. Perché? Perché, e qua ti snocciolo il mio concetto di genialità, sta nel portare una forma d'arte con la povertà di quello che si ha o con quello che si ha a disposizione. Questo crea la genialità, perché non avendo quello che serve per andare sulla luna, per andare a Canicattì o per andare chissà dove, lo si può creare prima nel cuore, testa, nella testa, però certo. Una volta che, come si è sempre detto, sei il piano, è impossibile arrivarci, però sarà difficile. Un altro punto che a me rincuora non è tanto di essere famoso, però mi piacerebbe sognare magari un domani, in altri secoli, di essere più che ricordato, di dare qualcosa che necessita il tempo adatto per essere compreso. Un po' come quando Sgarbi dice che c'è bisogno di, non perché lo dice lui, però Caravaggio si capisce quando arriva Pasolini. Va anche bene se la cosa si protende, come dire, in un tempo ancora più. Non posso dare le sensazioni, posso dare un eco di emozioni di quello che io provo e che metto su carta. Poi starà qualcun altro a saperla, diciamo, curare. Hai aggiunto alla fine: il mio lavoro è ricercare, lo faccio spostandomi nella mia zona di comfort. Ora ti chiedo, cosa cerchi? Cosa mi sta cercando? È cercare, da una condizione di svantaggio, di avere un'accelerazione e una direzione verso una sensazione che ci faccia star meglio. Qualcosa che ci faccia comunque galvanizzare un po', che ci faccia respirare un po' di più quello che può essere qualcosa di piacevole. E magari cambiare anche quello che possiamo e accettare quello che non può essere cambiato. Cerco serenità. Io utilizzo degli ideali, perché sereno non lo sono. Cioè, sinceramente, tranquillo, comunque, saltare da una zona comfort all'altra mi porta ad avere una mappatura in cui sto bene in un posto, perché oramai mi sono creato una zona che mi può proteggere. Però dopo 5-6 volte di questo passaggio, c'è una sesta volta, una settima, un'ottava, in cui dice sì, però cosa succede se vado un pochettino più in là ad ampliare, diciamo, questa sensazione che qua mi fa stare bene, però se c'è una diatriba tra lo stare in Finlandia e ritornare qua in Italia. Quindi cosa cerco o cosa cerchiamo è difficile incanalarlo in una direzione, però sicuramente una polarizzazione tra benessere ma anche autosostenibilità, cioè insomma vivere in questo secolo di quello che anche ti appassiona, no? Che ti stimola. Se non ci si arriva non è un fallimento. Siamo certo. Forse noi che anche la mania di creare troppi contenuti può anche remare contro noi stessi. Io mi ci metto per primo, però se abbiamo anche questa autoanalisi che ci porta ad avere quasi una missione da compiere, ben vengano i momenti di sconforto, perché ci aiutano a riprendere sensorialità con lo spazio di sì, aspetta, ma è giusto, no. E allora poi ci si rimette costantemente. Certo. Poi comunque per fortuna abbiamo una vita in un arco di 80-90 anni relativamente limitata, quindi non sta a noi fare tutto. Gli esseri umani sono fatti per sognare in grande. Siamo l'unica razza ad avere il dono dell'immaginazione. Questa immaginazione ti porta lontano, proprio perché il nostro cervello non distingue tra realtà ed immaginazione. Ci sono momenti di sconforto nei quali dubito di me e del mio sogno, ma sono ancora qui con la mia forma di coraggio per credere nel mio sogno, ovvero la speranza di fare del bene. E magari non arriverò mai a realizzare questo mio sogno, ma intanto quel percorso l'ho intrapreso, perché, come dice Enrico, partito da una ricerca interiore che è in divenire, quindi in continua, diciamo, progressione e rivelazione, inevitabilmente cambiando in meglio me stessa, o almeno spero. E chi lo sa, inconsapevolmente magari sarò più vicina al mio vero sogno, che magari non è questo. Anche perché cambiare idea e lasciare un progetto non significa necessariamente aver fallito. È un atto di coraggio e di successo, ma di questo te ne parlerò in un altro video. Osa, spingiti verso ciò che non hai, trova la tua forma di coraggio per crederci nei tuoi sogni, ma più di tutto goditi il percorso, con alti e bassi, ma che sicuramente hai intrapreso.
Ringrazio Ale di Solo Cose Nove per avermi fatto conoscere Enrico Mazzone e ringrazio lo stesso Enrico per la sua profondità, sia come uomo che come artista. Farò sicuramente tesoro delle sue parole, sono state di enorme ispirazione. Ora tocca a te, scrivimi qua sotto nei commenti qual è il tuo sogno e qual è la tua forma di coraggio, sono proprio curiosa di leggerti. Non c'è molto altro da dire se non stravolgiamo la prospettiva ordinaria del cambiamento. Aspetta, dimenticavo, lascia un commento con queste emoji come buona fortuna per i tuoi sogni.